E buongiorno, buongiorno. Giuseppe, buongiorno. E buongiorno, Luigi. E beh, abbiamo pranzato insieme, abbiamo chiacchierato un po', però io volevo presentare ai miei amici. Intanto Giuseppe Masante è conosciuto come il lead che vende il monitor Eizo e poi, cioè, vai avanti. Certo, il monitor Eizo, le stampanti, stampante, la carta, tutto stampante, cioè cosa che tratti? Canon, Canon Epson. Certo. Poi abbiamo le stampanti di grandissimo formato per la stampa outdoor della EFI, quindi insomma di stampanti ne vendiamo, abbiamo anche una bella esperienza. Certo. Poi E poi abbiamo carta anche. La carta Ilford, abbiamo tutta quella che è la parte di gestione colore, sì. Che è sempre un argomento interessante. Cioè, in effetti io ti ho conosciuto come un specialista di una, diciamo, post-produzione per la stampa. Esatto, sì. Ok, e quindi per me Giuseppe Masante è una specialista e che insegna ai fotografi come va preparato il file per stampa migliore assoluto. Esatto, è proprio così, perché è stata la nostra professione da 27 anni, cioè lead nasce con questo intento, ovvero quello di proporre delle soluzioni al mercato fotografico, soluzioni dedicate alla gestione colore, alla stampa, quindi a tutti quelli che sono quei processi di lavoro finalizzati al miglioramento del risultato finale. Ma allora, cioè, perché ti sei messo a vendere perché, anche GFX? Perché GFX? Perché GFX per me rappresenta il futuro della stampa, il futuro della fotografia professionale. Professionale, certo. Sì, vedo che Fuji rispetto ad altre aziende è riuscita a produrre una macchina fotografica con caratteristiche abbastanza uniche, con un posizionamento di prezzo molto interessante. Quindi sono riusciti prima di tutti gli altri a proporre uno strumento di lavoro, perché GFX è lo strumento di lavoro ideale per i fotografi professionisti, perché ha una serie di al di là della risoluzione, che non è tutto, però le ottiche di una qualità eccezionale, perché le ottiche della GFX sono veramente delle ottiche che possiamo paragonarle a impressionante. Sì, hanno una qualità incredibile. Eh beh, sì, ottima, perché hanno una risoluzione è tale che, cioè, accetta, è già programmato già dalla progettazione ad arrivare a 100 milioni di pixel. Esattamente. Ma si vede proprio come sono fatte, la risoluzione ottica sulla copertura del cerchio immagine completa, quindi sia al centro che ai bordi, la qualità è ai massimi livelli, quindi hanno fatto veramente un grande lavoro. Beh, tra l'altro Fujifilm ha avuto sempre una grandissima esperienza nel costruire e progettare delle ottiche per medio formato e grande formato, e quindi dai vecchi tempi, e poi ci hanno fatto anche collaborazione con Hasselblad. Hasselblad, cioè un certo periodo, cioè veniva costruito da Fujifilm. Esattamente. E quindi ha una know-how, cioè proprio conoscenza proprio approfondita sulla costruzione delle ottiche, non solo medio formato, perché in realtà vediamo anche nella serie X che stanno facendo un bel lavoro. Io mi sono anche appassionato della serie X, perché comunque, ovviamente, iniziando a trattare GFX, quindi, allora, cioè, ti metti a vendere anche serie X? Serie X no, però solo la passione, cioè mi piace, cioè è una macchina che la prendi in mano e non puoi non appassionarti di quella. C'è anche il diaframma, ghiera di diaframma, ghiera dei tempi, sotto sovraesposizione. Esattamente, è un po' ritrovarsi a casa con, con macchine. No, perché alla fine, cioè, una volta impostata sensibilità, quello che conta è tempo, il diaframma e distanza e composizione, e basta, tutto il resto è già fatta. Esattamente.
E devo dire che loro hanno saputo interpretare correttamente il senso della fotografia. Certo. E parlando di GFX, vedo che comunque guardando avanti, per cui guardando alla macchina che arriverà, quella sarà veramente il punto d'arrivo per il... Con Giuseppe eravamo a Dubai per sì, X Summit, e eravamo in compagnia, abbiamo visto questa macchina GFX 100 in mano, abbiamo toccato, visto, parlato, e in effetti è una macchina per professionisti. Ha tutto quello che serve per poter rispondere a qualsiasi esigenza professionale di fotografia, esatto. Ma non solo, perché abbiamo visto insieme quello che è stato il prototipo di quella GFX molto secondo me quella era modulare. Un'idea geniale, sì. Perché quella è la macchina ideale veramente per applicazioni al posto, come repro camera, esatto. Repro scanner, sì, certo. Per tutte le applicazioni industriali anche, era per me perfetta. Certo, tra l'altro GFX 100 ha un sistema di rilevazione della distanza diversa, ha un stabilizzatore, e cioè una macchina che è poco più grande di una D5, uno di X Mark II della Canon, poco più, ma qua parliamo super full flame, 100 milioni, sensore retroilluminato, stabilizzato, esatto. Probabilmente uscirà già con... probabilmente, forse, visto che c'è lo stabilizzatore del sensore, uscirà con la funzione multishot. Certo. E basta, c'è tutto. Quindi vuol dire still life. Il filmato. Che filmato 4K. Quindi stiamo andando una... Sì, in effetti, allora, il diretto rivale, quali sono? Cioè il Phase One oppure Hasselblad, H6D, cioè, però intanto parliamo di 10.000 euro, cioè 9.900 euro di corpo macchina, anziché, cioè qua un corredo di tre obiettivi con questa macchina si fa meno di 20.000. Esattamente. Meno di 20.000. Ma attenzione! Comunque non c'è un concorrente diretto, perché la concorrenza non è in grado oggi nel medio formato di offrire una macchina col sensore stabilizzato. No, perché abbiamo Phase One col 150 retroilluminato, ma non è stabilizzato, no. Non ha la funzione multishot. No. Dall'altra parte Hasselblad idem, non ha neanche il 150, ha un 100, non è retroilluminato, non è stabilizzato. Non ha una velocità di ripresa paragonabile a quella della Fuji, perché ricordiamo che il medio formato oggi, quando riesce, fa uno scatto al secondo. Certo. Quando riesce. Certo. Quindi non possiamo nemmeno paragonare, perché oggi con Fuji abbiamo una macchina che ha una qualità ottica superiore, perché comunque le ottiche di Fuji possiamo confrontarle con qualsiasi altra ottica oggi presente sul mercato, ma hanno una qualità decisamente superiore. Abbiamo delle caratteristiche tecniche superiori rispetto a qualsiasi macchina di medio formato e un terzo del prezzo. Io faccio fatica a immaginare come si possa pensare di fronte a queste situazioni di... come dire, percorrere ancora altre strade, perché... Sì, in effetti anche velocità di messa a fuoco che, cioè, sembra XT2, non dico XT3, però sembra di utilizzare una macchina XT2, esattamente. Ma 100.000, pur quella era, tra l'altro, prototipo, non era definitiva anche quella che abbiamo provato. Esatto. E tra l'altro messa a fuoco sull'intero fotogramma. Le altre macchine fanno, il medio formato fa la messa a fuoco centrale, cioè c'è un punto. Se va bene. Quindi. Sì, in effetti ha delle caratteristiche impressionanti, è vero. Cioè, non vedo l'ora.
e aveva detto, cioè, fine giugno. Doveva essere fine maggio, inizio di giugno. Speriamo, vediamo. Mi sa che sono un po' in ritardo. Sarà, se saremo fortunati, la vedremo a metà giugno. Però quando arriverà, sarà sicuramente un bel momento per chi ha la passione della fotografia, ma non solo, proprio per tutti quelli che hanno necessità di fotografare con la massima qualità, certo, oggi disponibile. Beh, quasi paradossale, ma comunque noi abbiamo anche noi richiesta da parte degli appassionati, cioè chiamiamo così, super appassionati, cioè non fotografi, professionisti, perché quando parliamo di corpo macchina da 10.000 euro, uno che è veramente molto appassionato di fine art, che magari hanno anche un bel stampante in casa, cioè cominciano a sbavare, cioè proprio avere una macchina 100 milioni di pixel, sì, stabilizzato, da poter scattare a mano libera. A mano libera! È proprio questo il discorso, perché 100 milioni di pixel, giustamente Fuji ha pensato bene di stabilizzare il sensore. E certo! Perché 100 milioni di pixel vuol dire ogni foto un micromosso, a meno che si lavora col cavalletto. Grazie al sensore stabilizzato, finalmente uno può pensare di fare una fotografia da 100 milioni di pixel, macchina in mano, che è qualcosa fino ad oggi di inarrivabile. E a Dubai però ti abbiamo lasciato da solo perché ti sei messo a fotografare notturno. Sì, ho fatto qualche... notturno, cioè col cavalletto. Vabbè, magari ti manderò le foto che ho fatto a Dubai, perché secondo me comunque non sono venute male le foto che ho fatto. Vabbè, a Dubai. Io l'ho fatto a mano libera a 6400 ISO, cioè devo dire, e grazie anche 50 milioni di pixel, è venuta benissimo, è tutta apertura. Sì, io ho... Allora, c'è un motivo perché l'ho fatta sul cavalletto, perché ho fatto una panoramica, quindi ho fatto tre scatti che poi ho colorato insieme, sì. Quindi... Hai stampato poi, ovviamente? Ovviamente, certo, ma anche stampato, un file del genere è bellissimo da stampare. Certo. Perché... Beh, ecco, c'è un altro aspetto che sarebbe interessante capire oggi, perché non si ritorna a stampare queste immagini. Cioè abbiamo un'accelerazione nel campo della tecnologia e della qualità. E poi tutta questa accelerazione in ambito tecnologico che ci porta veramente ad ottenere delle immagini meravigliose, sì, e le lasciamo lì. Le stampiamo. Le guardiamo su un monitor. Non le è vero, è vero. Anche questo è un vero peccato. Ma un vero peccato, perché paradossale, uno cioè compra, non so, Fuji GFX, Leica da 7.890 euro, una Leica Q2, va bene, 4.890, una D850 Nikon Z7, cioè questa, e beh, poi stampiamo o non stampiamo? Ma per quale motivo compriamo quelle belle macchine, degli obiettivi e non stampiamo? Esatto. Perché la fotografia, che fotografia è? Una volta, però è interessante come sia cambiato il concetto di fotografia. Una volta, quando si parlava di fotografia, uno pensava immediatamente a un foglio di carta. Esatto, stampa. Una stampa, la fotografia è una stampa, non è qualcos'altro, non è un te la faccio guardare diversamente. Piuttosto che alla sera ci si trovava e si guardavano le diapositive. Proiezione 2 bal. Proiezione 380 diapositive. Esatto. Però ho fatto una fotografia, voleva dire, oh, qua c'è la foto, te la faccio vedere qua. Questa è la fotografia. Oggi ho fatto la fotografia, vuol dire ho fatto click. Ed è finito lì. Dov'è? Ah, non lo so, l'ho fatta, la cerco, no, dove? Sul cellulare. O sul cellulare. Io stesso sul cellulare Instagram. Devo guardare le foto dove Flick. Sono. Una volta io ho ancora degli album di fotografie, ce li ho, sono lì. Giuseppe, sei vecchio. Sono vecchio. Sono vecchio. Però proprio perché sono vecchio ho goduto, io ho avuto, secondo me, la fortuna
di godere di un momento particolare. Poi, momento particolare, sì, perché era particolare non solo per la fotografia, era particolare per la musica, per l'arte in generale, per la fotografia. C'è stato proprio un momento, vabbè, gli anni 70-80, che hanno rappresentato un grande momento, e mi spiace che tante persone non l'hanno potuto vivere. Però d'altra parte è per quello hai scelto questo lavoro, sì. Cioè proprio specialista, e che porti alla stampa, no? Esattamente. E quindi questa è un'attività che anche noi vogliamo spingere, cioè proprio stampare. Cioè stampare cosa vuol dire? In effetti noi abbiamo sempre il stampante pronto, il ISO pronto, che qualcuno viene a fare una prova demo della GFX, noi offriamo, voi una stampa da portare a casa, regaliamo. Bene. Sì, a tre, sì, non è una grandissima, però... Beh, è un qualcosa che rimarrà nel tempo. Sì, però dal momento che tu stampi anche uno formato A3, si vede. Qua cominciamo a vedere cosa vuol dire medio formato, cioè super, certo, full frame, cosa vuol dire? Cioè, perché qua c'è tanta roba, ma tanta roba che non ha tanti punti, no, generosa, cioè proprio è una generosità. Esatto, la grande differenza che c'è tra il medio formato e, diciamo, le altre macchine è proprio la tridimensionalità dell'informazione, sì. Sì. Ovvero la quantità di informazioni che noi abbiamo nelle alte luci e nelle ombre, sì, che ci permettono di avere questa tridimensionalità dell'immagine, perché sia l'ombra, le ombre sono costruite diversamente, ci, certo, sono delle informazioni, certo, certo. La stessa cosa nelle alte luci, grazie ovviamente a sensori diversi e a ottiche diverse, quindi è un fattore fisico, la luce entra in maniera diversa e quindi compone l'immagine, certo, e offre più informazioni. Queste informazioni sulla carta si vedono, perché alla fine, sì, quando stampiamo, sì, un'immagine di meglio formato, ha un sapore diverso, immediatamente si vede, ha una tridimensionalità, cioè la lettura delle ombre e delle alte luci è diversa, certo. Non è solo una questione di pixel, è proprio una questione di informazioni lette sia nelle alte luci che nelle ombre. In effetti, cioè, stampante in sé non costa tantissimo, no? Assolutamente non costa tantissimo, che è vero, cioè in casa non è che fai un gigantofoto, però poter stampare A3 o, cioè, già una stampa bellissima, di una dimensione dignitosa. Cioè, io suggerirei a chiunque di avere un bel monitor calibrato più una stampante e magari partecipare al tuo workshop. Esatto, anche perché sicuramente, ecco, una cosa che mi piacerebbe fare è cercare di dare tutte quelle informazioni, proprio educare il fotografo appassionato di fotografia, perché, sì, i professionisti, sì, sì, loro stampano già, però chi si avvicina alla fotografia, che ha la passione della fotografia, riportare la passione della fotografia di una volta, che era vedere la foto, toccarla la foto, non è come osservarla ad un monitor che è freddo, toccare la fotografia, la fotografia ti parla, perché un foglio di carta già di per sé è qualcosa diverso che un freddo monitor, certo, certo. Cioè la carta già di suo, sì, dice qualcosa, sì, perché è un elemento naturale. L'immagine stesa sulla carta dà un senso completamente diverso. È vero, è vero. Bene, Giuseppe, ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. È stato bellissimo. Grazie a te.